E bentornati sulle frequenze di GDR Unplugged, bentornati all'altro modo di giocare di ruolo. Io sono il vostro Marco, Mr. Mac Andretto, e qui non si gioca D&D. Se cercate D&D siete capitati nel posto sbagliato. Perché? Perché avete una probabilità su 1 milione, perché 1 milione di più sono i giochi di ruolo nel mondo. E mentre c'è in chat chi si chiede se sono più bello io o Keanu Reeves in John Wick, io vado a salutare e ringraziare tutti quelli che sono qui con noi, live. Tra l'altro mi si sente altissimo, vado ad abbassare un pelo per non clippare, ok? Vado a salutare e ringraziare tutti quelli che sono con noi live questa sera in chat e che possono commentare amabilmente tenendoci compagnia nella nostra torre d'avorio. Ringrazio anche tutti i nostri sostenitori su Patreon e gli abbonati sul canale Twitch, perché è grazie a loro se state vedendo questo video, perché noi lo facciamo con amore, ma se siamo in tanti ad amare GDR Unplugged, l'amore è più grande, tipo la Genki Dama, e viene fuori una cosa pazzesca, insomma, come tipo, non so se si può dire su Twitch, casomai mi dissocio in anticipo, un orgione, insomma. Ringraziamo anche i nuovi follower, per cui ringraziamo Sidip oppure 000 Roberto M. Ringraziamo tutti i nuovi Patreon. Dicevo, saluto chi c'è in chat. Vedo Chiara che è venuta a controllarmi. Vedo MGZ. Ciao MGZ Roberto. Vedo Broke My Stream Deck. Discord for gamers, for streamers, Stormunity, Stygian Sticks. Ciao a tutti quanti, ciao 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 ciao. Bene, vado a presentare chi è con me questa sera. Voi direte, ma come? Non sei da solo? È un gioco gioco di ruolo in solitario. A parte che i giochi di ruolo in solitario c'è anche chi potrebbe dire che non esistono. Noi non siamo uno di quelli. Intanto grazie mille a 000 Roberto M, che si è abbonato e ha fatto salire la quota abbonati su Twitch, che ricordo il mese scorso il nostro traguardo era 25, l'abbiamo raggiunto, abbiamo passato all'impaginatore il testo, stiamo per produrre il gioco di questo mese, ma se arriviamo a 30 abbonati nel mese di maggio, entro la fine del mese di maggio, pubblicheremo, importeremo, creeremo, adatteremo un altro gioco di ruolo bellissimo dall'inglese all'italiano, per cui sosteneteci. DBM84 si è unito ai follower, ciao DBM! Grazie di esserti unita alla banda di GDR Unplugged. Roberto dice, io gioco anche a D&D ma non mi piace, va bene uguale? Sì, va benissimo, figurati. Ma anche a chi piace D&D può venire qua. Noi non siamo contro D&D. Cioè, un po' sì. Va bene, dai, lo ammetto. Mi sta sulle balle che ci sia questo paragone. Però questa associazione gioco di ruolo D&D. Non c'è solo D&D da fuori nel mondo. E noi siamo qua a dimostrarvelo. The Burn 84, a voi per il vostro fantastico canale. Grande, grande, grande. Allora, vado a presentare l'ospite di stasera. Dicevo, non sono da solo, anche se è un gioco di ruolo in solitario. Perché? Perché ancora oggi mi è capitata l'occasione, c'era qualcuno che chiedeva di giocare e ho detto, ma perché non vieni? Io te lo facilito, io te lo conduco e tu giochi. Vieni a provare in anteprima il nuovo gioco in pubblicazione da Nessun Dove Dreamlord, questa combinazione che ci sta regalando tantissime sorprese e soddisfazioni. Per giocare a Magus stasera abbiamo con noi Lorenzo. Ciao Lorenzo! Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti, ma soprattutto a tutte! Da ta da ta da. Sai che ultimamente abbiamo le musichette tipo questa? Allora, le devo ancora capire, padroneggiare bene, masterare bene, però cerco un attimo di darmi da fare. Allora, intanto ti salutano dalla chat di Twitch, recupero un po' di messaggi perché c'è Roberto che dice «Sono contento di poter aiutare nel mio piccolo, siete grandi, adoro il fatto che mi facciate conoscere tutti questi giochi di nicchia, li adoro». MGZ dice «Tutta questa gente conferma che è più bello Marco Andretto che Keanu Reeves». Grazie.
E poi dice: grande Lorenzo, ho potuto giocare ad Alice is Missing grazie a lui. Anch'io, Grazie. anch'io. Anzi, sai cosa? Non riesco mai a giocare ad Alice is Missing con i miei compagnucci di gioco. Mi prometti che prossimamente lo porteremo sul canale? Chio? Yes, tu! Sì, va bene, ok, fatta. Assolutamente! Sai cosa ti rispondo? Scusate, sono preso da queste cose, questi tastini, questi tastini bellissimi. Va bene, va bene, va bene. Salutiamo anche Nicola di Dreamlord che si è unito alla ciurma. Siamo tantissimi questa sera per quest'anteprima. Ricordo a tutti quelli che non l'hanno ancora fatto di controllare il loro abbonamento Twitch Prime perché scade ogni mese. Quindi se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, ma dovete rinnovarlo ogni mese. Bene, fatto le cose di rito, a questo punto possiamo anche andare a presentare il gioco e giocare, provare questo gioco in anteprima. Vado ad inserire la scheda che ho preparato per poter giocare. È un attimo grezza, ma sarà funzionale, spero. È la prima volta che proviamo il gioco, per cui è un po' una scoperta anche per me. Allora, di cosa parla questo gioco? Innanzitutto, Magus è un gioco in solitario di Momatose, si chiama il nick dell'autore di questo gioco. Sarà pubblicato da Nessundove in collaborazione con Dreamlord. L'autore, il vero nome è Bianca Canozza ed è un'autrice, un'autrice. Un'autricessa, un'autricessa. Secondo me è un'autricessa. Va bene, in questo mondo in cui il genere perde di importanza o forse ne acquisisce, sicuramente è della Repubblica delle Filippine, questo paese lontano da noi che ci dà uno sguardo diverso, un modo diverso di intendere il gioco di ruolo. Proviamo, diciamo sempre, il nostro slogan è proviamo giochi strani, divertenti, emozionanti, sconosciuti. Quale modo migliore di finire nella Repubblica delle Filippine e andare a scoprire un gioco che ci è stato portato in Italia da Nessundove? Allora, di cosa parla? Intanto c'è una bellissima introduzione in cui parla di RPGC, che è questa collaborazione nata per valorizzare i giochi di ruolo provenienti dai più disparati angoli del mondo. Infatti si propone per essere un gruppo in cui gli autori più disparati danno il loro modo, esprimono il loro modo di fare gioco di ruolo. In particolare dice che Magus, pur essendo un gioco che parla di solitudine, fa parte di una comunità speciale, appunto RPGC. È nato come un hashtag per la scena del gioco di ruolo sud-est asiatico, ma non solo per chi ci abita, ma per tutti i componenti sparsi per il mondo. E questa cosa è una cosa bellissima. La premessa invece di Magus è, la leggo direttamente dal manuale, tra l'altro graficamente bellissimo: giunge il crepuscolo a rubare il caldo abbraccio del sole, lasciandosi alle spalle solo il silenzio e la gravità di un fardello che pare accompagnarti da 1 milione di anni. È tempo, ti guardi intorno, il tuo laboratorio è disseminato di cimeli, testimoni muti di una vita segnata da un'insaziabile brama. Era sete di potere? Dei, quanto eri forte, circonfuso di incantesimi volti a svelare i più antichi misteri, o persino a esercitare il controllo su questo mondo per te sempre più alieno. O era fame di calore umano? Tutto questo per cosa? Per fragili legami a stento capaci di quietare il tuo bisogno di appartenenza? Le ombre si infittiscono, sorge la luna, sei ormai pronto a partire. E mentre chiudi questo capitolo della tua vita, rifletti sulle tracce del passato, su tutte le cicatrici e i rimpianti. Tu sei Magus, lo stregone della torre solitaria, e tramite questo gioco, tramite queste pagine, rammenterai la tua storia.
In questo gioco, in gioco in solitario, ripercorrerai 7 eventi prima che giunga la tua fine. Quando sarà giunta la fine, la storia sarà completa, che sia per tua scelta o per cause di forze oltre il tuo controllo. Tu, Magus, ti lascerai per sempre alle spalle la torre e la vita che vi conducevi, andando incontro a un finale scritto dalle tue decisioni. Forse, Magus, prenderai il largo verso le misteriose terre del nord, o forse rinuncerai a una vita di magia per un po' di pace. O, se le tue azioni vorranno che sia così, potrai perderti tra le lusinghe dell'oscurità e immolare vite innocenti in cambio di infinito potere. In definitiva, questo è un gioco di compromessi. Il tempo vola e dovrai prendere decisioni difficili. Bene, allora, per giocare ci servono dei token, dei dadi che noi useremo nel tiradadi digitale, dei dadi di diverso taglio, a 4, 6, 8, 10, 12 e 20 facce. Carta e penna. Perché? Perché tu ricostruirai il diario attraverso questi 7 eventi della tua vita. Ci sono alcune cose che devi sapere prima di cominciare. Allora, innanzitutto devi sapere che, eccomi qua che vado a recuperare il coso, devi sapere che tu hai dei tratti che ti rappresentano. Questi tratti sono come quelli che ho scritto sul tavolo di gioco, che abbiamo sul tavolo di gioco: volontà, potere, cicatrici e controllo. La volontà rappresenta la tua abilità nel superare le avversità, grazie alla pura determinazione. Ottieni, e qua comincio a spiegarti le regole, 1+1 volontà ogni volta che superi una sfida con grazia, che vuol dire che ottieni almeno 2 successi nel cercare di superare le sfide. Vado a spiegarti cosa sono le sfide. Ogni evento che sceglierai di raccontare della tua vita rappresenterà molto spesso una sfida, qualcosa che dovrai superare. A quel punto tirerai un tot di dadi a seconda del tuo livello di potere. Già che ci siamo, vai ad aggiungere un token su volontà, perché parti con volontà 1, e vai ad aggiungere un token su potere, perché parti con potere, livello di potere 1. Il potere potrà arrivare a 3. La volontà non ha veramente limite. Il nero si è mangiato il mio token. Ah, maledetto nero che mangia il token. Vediamo di portarlo indietro. Prova adesso. Non lo vedo. Ma mettine un altro, ne abbiamo a bizzeffe di token. No. Indietro ancora. Vediamo. Lo metto qua sul bordo, così vediamo. Ordina indietro. Ok. Ecco. Lo porto ancora un po' più indietro. Così ne vediamo un po'. Ok. Perfetto. Casomai, se ci sarà bisogno, lo sposteremo anche dopo. Devo spostare anche questo. Troppo. Ctrl-Z. Fammi provare con una moneta. Me l'ho messo lì. Adesso. Ok, ora è davanti. Perfetto. Perfetto. Per cui, dicevamo, volontà 1 e potere 1. Quindi, allora, aumenti di 1 la tua volontà quando superi una sfida con grazia, quindi con 2 successi. Oppure scegli di coltivare un legame. Ci saranno 2 tipi di eventi. Ci sarà un tipo di evento incantesimo che ti permetterà di ricordare, ricostruire, scrivere, riportare come hai acquisito un incantesimo, che tipo di incantesimo era e come funzionava.
oppure ci saranno dei tipi di eventi legame in cui incontrerai magari qualcuno di nuovo, oppure coltiverai una relazione che hai già stabilito. Se decidi di coltivare una un legame, una relazione, allora acquisirai una volontà. Potere. Il potere è la manifestazione del talento e lo sfoggio di supremazia arcana. Per molti è la smania insopprimibile, la seduzione definitiva. Inizi con potere 1 e puoi arrivare a potere 3. Potere 1 vuol dire che sei dotato di una scintilla magica, rara e impressionante. Potere 2 sei un supremo arcimago. Potere 3 sei onnipotente e invincibile, maestro di indiscusso di ogni segreto. Allora, il controllo invece si divide in 3 livelli: perfetto, incrinato e infranto. Tu parti con un perfetto controllo della magia. Il controllo è la combinazione di contegno, fermezza e consapevolezza di sé. Tu parti con perfetto. Ogni volta che fallirai, dovrai segnare lo stato in cui sei e scendere, per cui da perfetto passerai incrinato, da incrinato passerai infranto. Se perderai anche infranto, dovrai ritirarti dal gioco per guarire e ritrovare te stesso. Il controllo non si riguadagna mai, ok? Ok. Tra l'altro, quando sei incrinato o infranto, dovrai aggiungere alla tua pool di dadi un dado da 8 per incrinato e un dado da 4 per infranto, o un dado da 4 per infranto. Perché? Perché questo rappresenta il dado rischio, perché tu stai perdendo controllo sulla tua magia, controllo sulle tue capacità. Se questo dado rischio fa 1, succede una catastrofe. La catastrofe è qualcosa di terribile che segna la fine del tuo gioco e che vedremo dopo. Allora, l'ultima cosa che manca sono le cicatrici. Le cicatrici sono brevi frasi ficcanti che ottieni nel corso degli eventi, che stanno a indicare questioni irrisolte. Rappresentano problemi di lungo corso che restano sullo sfondo e contribuiranno a stabilire le circostanze della fine. Una cicatrice può essere rimossa nel caso una sfida successiva venga superata con grazia. Quindi, quando ottieni 2 successi in una sfida, puoi o aumentare la volontà di 1 o toglierti una cicatrice. Esempi di cicatrici sono perseguitato dalle fate, complotti di una società segreta, la prigione della verità, accusato ingiustamente, un braccio in più, cioè cose del genere, ok? Da te, da una tabella, immagino. Allora, no, sono, te le inventi tu, però derivano dalla fiction che hai descritto precedentemente. Ah, okay. Immagina un po' i tratti di Fate, ok? Ok. Allora, per spiegarti gli incantesimi e i legami, direi di vederlo durante il gioco. Tanto comunque è un gioco che, a parte le prime 10 pagine che ti dicono quello che ti ho detto io, il resto è un gioco che si può leggere giocando. Allora, la prima cosa da fare è decidere qual è il tuo nome e lo scopo della tua vita. Allora, fammi vedere. Ok, perfetto. Allora, per la creazione puoi scegliere il tuo nome e lo scopo, lo spinge molto alto, ha avuto inizio la tua carriera solitaria. Ok, si vede dopo. Sappi che il gioco lascia campo libero per definire il mondo, ma gli spunti che ci sono in queste pagine sono scritti a partire da questi presupposti. Il primo è: l'ambientazione è fantasy medievale o qualcosa di simile. Stregoni e magi sono individui solitari. Il potere della magia sa essere distruttivo oltre ogni immaginazione e può scatenare una catastrofe pari alla fine del mondo. Ok?
Allora, ok, sto guardando, perfetto. Nella pagina 2 trovi le pagine di diario. Qui andremo anche a segnare il tuo nome e la creazione del personaggio. Allora, la prima cosa da fare è rispondere alla domanda: che forma assume la magia nel tuo mondo? I poteri magici possono essere infinitamente rari nel tuo universo o magari diffusi come la luce del sole. Descrivi come stanno le cose in tre frasi oppure tira un D12 tre volte e lasciati ispirare da questa tabella. Dimmi tu cosa preferisci fare. Dai, andiamo in tabella, dai, andiamo in tabella. Prendo Ok, quindi prendi un D12. un D12. Uno e tiro, no? Uno e tira, pulisci se c'è Aspetta, bisogno. pulisco perché crea. Mentre io vado a recuperare un po' la chat, c'è Roberto che dice: adoro il server Discord di Dreamlord, oggi ho visto pubblicato Magus e mi chiedevo come fosse. Ho provato 10.000 Old Vampires, detto noi l'abbiamo soprannominato Vita da Vampiro, tra l'altro c'è anche sul nostro canale, per cui chi non l'avesse provato può andare a vedere e anche chi l'ha provato può andare a vedere la nostra giocata. Io sono curioso di provare Magus appunto perché ho provato Vita da Vampiro. Per vedere, come dice Roberto, se ha qualcosa in comune o quanto è diverso in come. The Burn 84 dice autore Svas con la E rovesciata. MGZ giunta alla tua fine nel senso che ci lascia le penne. Ci sono molti modi della fine. The Burn dice: vogliamo il sangue degli innocenti, vedremo, vedremo cosa ne Sangue sarà. Allora, innocente. Io come ho tirato siamo un messi? 11. Perfetto. Allora, l'11, potevi tirarli anche tutti e tre assieme. L'11 è: esistono famiglie di stregoni di antico lignaggio che fanno risalire il proprio nome nei secoli. Ok, e col terzo, Vuoi anche il terzo? mentre vado a leggere l'otto, che è Uno. le. Ok, allora l'otto è: le fate e altre creature incantate possono disporre della magia liberamente. L'uno invece è: le arti magiche esigono un prezzo terribile e consumano l'anima di chi le pratica. Bene, complimenti. Per cui, Quindi ricapitolando, fate la magia costa un prezzo, e le fate esistono e possono controllare la magia, e anche spiritelli, e esistono vecchie antiche famiglie di maghi conosciuti e ben esatto, noti. casati di maghi. Perfetto. Casatempo. Ok. Allora, Invece. la seconda cosa a cui devi andare a rispondere perché hai il tuo personaggio, o che è il background della nostra storia, è quel giorno in cui il tuo talento si è rivelato. Che ti abbiano colto di sorpresa oppure no, un giorno i tuoi poteri si sono manifestati. Come? Descrivi come sono andate le cose, oppure tira un D6 e lasciati ispirare da questa tabella. Cosa preferisci? No, lo descrivo. E lo devo scrivere o lo narro? Allora, tu puoi anche narrarlo, però poi dovrai riassumerlo e segnarlo sul diario. Tra l'altro, io nel frattempo vado a segnare anche quello che invece abbiamo stabilito prima. Per cui, le fate possono disporre. Vai, vai pure. Allora, ero bambina nel mio paese, Natale, e un giorno come ogni anno, durante la festa di fine estate, si è presentata in paese una donna,
vestita di nero con vestiti lunghi neri. E, era una maga, un'antica maga. Okay. E rimasi molto affascinata dalla sua magia e capì di avere anch'io un potere simile. Quando mi guardò. Quando mi guardò lo capì. Ok. Quindi non te l'ha trasmesso, ma semplicemente ti sei risvegliata quando lei ti ha guardato. Sì. Quando mi ha guardata, quando mi ha guardato, ho capito di avere quei poteri. Ok, io ti faccio tre domande che ci sono sul manuale, servono per approfondire questa cosa. Come hai reagito a questa cosa? E sono scappato a casa della mamma. Ok. Era presente qualcun altro oltre a questa donna? Sì, un uomo. Un uomo che non mi piaceva per nulla. Okay. Un uomo... Sì, va bene. Sì, no. Tu, allora, sì, il manuale dice espressamente che, essendo la tua storia ed essendo il tuo gioco, tu sei libero di arricchire quanto preferisci. Sì, vabbè, ma diciamo un uomo che non mi piaceva per nulla, che mi spaventò. Ok. L'hai tenuto segreto questa rivelazione? Sì. Perché? Sì. Perché pensavo non fosse... Perché mi vergognavo. Pensavo non fosse giusto. Non fosse giusto avere quel potere. Nessuno me l'aveva insegnato, nessuno me l'aveva detto di averlo e quindi mi vergognavo. Era una cosa brutta. Ok, riassumi in 3-4 frasi, in 3-4 righe, quello che hai appena raccontato, segnandolo sul diario, magari partendo con quando ho scoperto di avere i miei poteri. No, aspetta che devo vedere se riesco a scrivere, solo un attimo. Altrimenti devo... scrivo io. Oh. Aspetta, no, provo perché sennò... Sì, okay. Intanto Blade Runner ti saluta. Ciao. Stasera che fai un po' da cavia. Che carattere hai usato? 9, 8? Times New... Aspetta che forse non ho liberato la casella di testo perché... No, sì. Ci sono. Ok, ho usato 9, Times New Roman 9. Puoi anche prenderlo e copiarlo se vuoi, così hai già formattazione. Ci sono. Ah, è grassetto, scusa. Sì. Allora scrivo... Non sono sicuro The Burn 84 che avere un braccio in più sia proprio un bonus. Dipende da quello che ci devi fare, eh? Dipende anche dal braccio, sì. Come mi hai detto iniziare? Quando ho scoperto di avere i miei poteri. Punto. Allora io ho scritto, quando ho scoperto di avere i miei poteri, da bambina arrivò al villaggio una maga che mi guardò negli occhi, grazie, prego. Allora capì. Era accompagnata da un sinistro individuo. Vai a casa, vai a mamma.
Allora, quando ho scoperto i vari poteri, punti domanda, immagino, perché è una domanda. E da bambina arrivò al villaggio una maga che mi guardò negli occhi. Allora capì, era accompagnata da un sinistro individuo. Scappai a casa dalla mamma e non dissi nulla a nessuno perché mi vergognavo. Penso di aver scritto tutto, ho dimenticato qualcosa. No. No, mi sembra perfetto, mi sembra un ottimo riassunto. Allora, a questo punto passiamo alla seconda fase, cioè che la tua ambizione abbia inizio. Sai bene di poterti spingere molto oltre, le sirene del potere assoluto ti chiamano a sé. Da dove prende le mosse questo desiderio? Annota l'ossessione che consuma il magus oppure tira un D4 e lasciati ispirare. Cosa preferisci? Vuoi Tiriamo dirmi di tu? 4. No, No, fatto, tiriamo vai. di 4. Tiriamo di 4, quindi vado in roll. Di 4, 1, tira. Perché no? 3. Ok. Allora, 3 dice: senti il bisogno di metterti alla prova, lasciare un'eredità o essere dimenticato per sempre. Non esistono alternative. E puoi ripetermelo, scusa, Hai bisogno ho di dimenticato. metterti alla prova e di lasciare un'eredità. Lasciare un'eredità o essere dimenticato per sempre, queste sono le uniche due alternative che concepisci. Così ha avuto inizio la tua cerca solitaria. Diventare il più grande tra gli stregoni richiede sforzi incredibili e concentrazione ferrea. Forse è un bene che il tuo viaggio inizi in solitudine. Annota perché il magus è partito senza amici, oppure tira un D6 e lasciati ispirare. Sono partito senza amici perché sono partita senza amici perché nessuno nel paese avrebbe potuto capire il mio viaggio. Era gente che se ne stava a casa, lavorava e non aveva grilli per la testa. Ok, scrivilo sul diario. Io intanto vado a correggere una cosa, e cioè che tu parti con 0 volontà e non 1. Quindi vado a togliere il token. Vedi anche tu mentre scrivo, no? Sì, vedi anche tu mentre scrivo, sì. Yes, tra l'altro sono lasciato nella pagina sbagliata, ecco adesso è giusto. Ah, carino, molto bello. Tra l'altro, tu mi stai dando sempre del lui. Quindi, quando sono partita o sono partito? Sei partita. Sono partita. Io è perché leggo il manuale è stato scritto prendendo vabbè, in Sì, inglese no, probabilmente no. ti chiedevo se era interessante fare che sono partito o partita. Va No, se partita va benissimo. bene. Allora, andiamo avanti a questo punto, e cioè questo è l'incipit della storia. Le pagine seguenti riportano gli spunti per ispirarti. Sappi che a livello di potere 1, ogni volta che dovrai superare una prova, dovrai tirare un D8, un D10 e un D12, ok? Inizia dal primo evento, quindi stabilisci come proseguire da lì. Nel caso fossi talmente abile e fortunato da raggiungere l'ultima di queste pagine, prima di essere arrivato a 7 eventi, continua a ispirarti dall'ultimo elenco di spunti fino alla fine. Perfetto. Allora, andiamo col primo evento. String è un evento legame, per cui hai la possibilità di creare un nuovo legame oppure di coltivarne uno già esistente. Non ne hai, quindi probabilmente dovrai crearne uno nuovo.
Allora, il primo evento dice: hai incontrato qualcuno che ti ha colpito profondamente. Si tratta di: scegli o tira un dado per ogni elenco di spunti. Sono tre elenchi, il primo è da 4, i secondi sono da 6. Direi che tiriamo i dadi. Sì, tiriamo i dadi, sì. Allora 4, 6, 6, no? Sì. 1 di 4. 1 e 2 di 6. Submit. Ho fatto 1, 1, 1. Bene, sarà facile ricordarli. Allora, è un bibliotecario che si è ritirato tra libri e scritti accademici. È molto determinato, ma in fin dei conti banale. Ora, tirami un altro dado da 4. Complimenti, tra l'altro, per il tiro di prima. Grazie. 2. Ok, con un 2, che risponde alla domanda come vi siete incontrati, dice: siete entrambi forestieri in città e vi siete riconosciuti distinto. Ok, quindi un bibliotecario è distratto, cosa vi ho detto che è un bibliotecario? Allora, è molto determinato, allora è un bibliotecario che si è ritirato tra libri e scritti accademici, è molto determinato, chissà fare cosa, ma in fin dei conti banali. Siete entrambi forestieri in città e vi siete riconosciuti distinto. Ora, scrivi, racconta e poi scrivi sul tuo diario com'è stato l'evento. Il manuale ti suggerisce cosa lo rende interessante e cosa provi nei suoi confronti come domanda per aiutarti. Sì. Cos'era di interessante? Era vestito in nero, erano anni che non vedevo un vestito lungo nero come quello che indossava la maga quando ero bambina e la vidi per la prima volta. E questo bibliotecario indossava una tunica uguale e attirò la mia attenzione. E mi avvicinai a lui e parlammo. E anche lui mi aveva notata perché si vedeva chiaramente che non ero del luogo. Ok, cosa provi per lui? Cosa provo per lui? Curiosità, sono curioso di sapere da dove viene, da dove venga, perché indossi quella tunica. Ok, domanda, gliel'hai chiesto? Domanda, gliel'ho chiesto, sì. Dopo che abbiamo chiacchierato per un po' amabilmente, gliel'ho detto: guarda, ti ho notato perché la tua tunica mi è familiare, cioè l'ho già vista ma non so da dove venga. Ok, era un vestito, sì, va bene, sì, no, un vestito insolito, sì, un vestito insolito, diciamo, una tunica nera, però nel paese dove viviamo è un vestito insolito. Perfetto, per cui vai a scrivere un pezzo del tuo diario. Intanto ti leggo Roberto che suggerisce: probabilmente il potere è stato risvegliato perché contrapposto a quello della maga. Il sinistro individuo probabilmente andrà a cercarti per eliminare il pericolo che rappresenti. Ok. Aspetta, intanto scrivo questo. No, tu vai, ma volevo far notare come ognuno interpreta le cose. È lo spunto come in modo diverso. Tra l'altro ci ha raggiunto anche Giovanni Micolucci di Vascas. Ciao, Giovanni. Ciao Giovanni. Sempre gradito ospite qua. Allora, faccio una specifica per chi ci segue, e cioè anche il manuale fa notare che anche, avevo un dubbio ma l'ho visto, il manuale fa notare che anche questo primo evento si può evitare, nel senso che ogni evento che ti si parerà davanti, poi ti dirò come si vedono gli eventi, può essere affrontato oppure può essere scartato in favore di quello successivo. È una scelta che ti dà, è come dire: tieni quel pacco con la busta o vuoi il vaso cinese? No,
abbiamo fatto che lui non mi ha risposto, cioè io gli ho chiesto da dove viene, da dove veniva, sì. Dimmelo tu. No, non mi rispose, mi deviò l'argomento Ah, ok. con una risata e mi offrì da bere. Bene, io intanto leggo Annoying Elephant che ci scrive in chat: da quando seguo questo canale sto spendendo un mare di soldi in GDR. Ogni tanto non potresti portare qualche ciofeca? Almeno non divento povero. Hai perfettamente ragione. Tra l'altro, dovevi seguirci l'anno scorso. L'anno scorso ci sono stati mesi di carestia assoluta. Quest'anno invece siamo in serie positiva a bomba. Sembriamo una mitragliatrice, per cui sei capitato in un periodo un po' sfortunato. Però ti porteremo anche giochi di ruolo scadenti. No, non credo che ce la faremo, però chi lo sa. Forse bisogna fare il flash del sì. Ok. Ok, quindi ti ho... Ok, quindi non ti ha Cosa risposto, maledetto. ho scritto? Aspetta che no. Cosa ho scritto? Allora, gli chiesi da dove veniva. Come, ok, tiro via la D. Come nulla fosse, cambiò discorso e mi offrì da bere. Ci sta. Se non ci conosciamo. Metti... Forse manca la risposta a cosa provi per lui. Cosa provo per lui? Aggiungi suscitando la mia curiosità o Sì, alimentando ancora di giusto, più la sì, mia curiosità. giusto, bravo, giusto. Tra l'altro, segno un uomo vestito con una tunica nera come legame, perché era Come un legame. coso legame, e quindi praticamente cambio tac segnandolo in verde, in modo che sappiamo che lì hai un legame in quel ricordo, ok? Allora, direi che a questo punto andiamo al prossimo evento. Come si stabilisce l'ordine degli eventi? Il manuale fa una serie di spunti, di eventi, ma ci si arriva in ordine semicasuale, cioè tu tiri un dado da 6 e un dado da 4 e la differenza stabilisce di quante pagine si va avanti. Ah, quindi un dado 6 e un dado 4, pulisco. Aspetta che pulisco. Vai. Pulito. Un dado 6 e un dado 4. Submit. Fatto 1 e 4, Quindi la quindi 3. differenza è 3, tu sei all'evento 1, quindi andiamo all'evento 4. A questo punto puoi scegliere se affrontarlo oppure prendere il successivo in ordine. L'evento è Vabbè, un evento legame. ah, un altro legame. Puoi prendere un altro legame o coltivare uno già esistente. Sappi che i legami servono per darti, se li coltivi, più uno volontà, e la Sì. volontà può essere spesa per ritirare un dado, oppure possono essere sacrificati per aumentare il livello di potere. Sì, no, coltiviamo questo. Andiamo. Quindi decidi Coltiviamo. Ok, Sì, allora, il manuale dice: la tua relazione con qualcuno diventa più intensa. Scrivi perché e come, oppure tira un D4. Cosa preferisci fare? no, beh, vado avanti. Stavo pensando cosa fare. Non ti dice, no, quanto tempo è passato tra un evento e l'altro. No, lo decidi tu. Posso, lo decido io chiaramente. Diciamo che eravamo in viaggio entrambi, eravamo in viaggio e
senza una vera meta, eravamo in viaggio e abbiamo deciso di accompagnarci l'un l'altro. Mm-hmm. Io ero desiderosa di conoscere cose nuove e lui mi disse che doveva raggiungere la città seguente. Così lo accompagnai. Il nostro legame aumentò quando fummo assaliti da un gruppo di malintenzionati, dei ladri, volevano chiaramente derubarci. E io in quel momento ero molto calma e mentre loro ci assalivano vedevo le cose molto nitide e quasi a rallentatore. E quando ci furono addosso li guardai e loro scapparono via. L'uomo si impressionò molto di questo fatto e si inchinò davanti a me. Interessante. Domanda. Allora, intanto tieni più una volontà e puoi andarlo ad aggiungere alla tua scheda. E poi il manuale ti chiede come ti senti adesso. Mi sento adesso. Dopo che lui si è inchinato. Sì, dopo che lui si è inchinato. Che cosa prova? È come se qualcosa... È come se qualcosa mi avesse abbandonato, ma in positivo, come se avessi perso la paura che avevo da bambina. Okay. E ti chiedo un'altra domanda che suggerisce il manuale attraverso la grafica. Quanta importanza ha il legame che adesso hai con lui? E siamo quasi fratelli, stranamente. Okay. Ok. Vai a scrivere il ricordo. Ok. No, più che no. Sì, sì siamo quasi fratelli. Ok. Sì, siamo quasi fratelli. Siamo al secondo evento di 7, non ancora dovuto affrontare ostacoli meccanici veri e propri. Vedremo come proseguirà la tua storia. Non abbiamo dato un nome al tuo personaggio. Bura, R.A., semplicemente. Scrivilo R.A. pure all'inizio come diario di... Sì, finisco qua un attimo, dopo vado su perché... Sì, anzi, te lo scrivo io. Sì, grazie, perché con... Ho paura di perdere la finestrella e di non saper più scrivere. Non ti preoccupare. Hai detto R.A., vero? Sì, sì. Dimmi il nome del paese da cui provenivi che ci hai descritto all'inizio. Oh. Era su un fiume? Era su un lago? Sì, sì, diamo... Per i nomi io sono proprio negato. Guarda, dai tu un nome. Dammi tu. Mettiamo Diario di Ra di Fiume Scuro. Bellissimo, grazie. Ma sono andato a sentimento. A dire la verità, ho preso spunto da quello che hai narrato tu finora, per cui...
faccio errori. Quanto abbiamo messo in biblioteca? Infatti stavo guardando, ho detto c'è qualcosa. Sì, c'è tutto sbagliato. No, io scriverei peggio. Scapparono. È che io sono un po' dislessico e mi... No, ma scapparono è scritto perfetto, è quel maledetto di Google che pensa che sia sbagliato. È scritto giusto. È che io posso leggere anche una parola quattro volte e non accorgermi di uno sbaglio. Ah, tranquillo, no. Ma è normale, capita anche a me, capita. Nel frattempo allargo un po', che così hai ancora un po' di spazio se vuoi. Vado a mettere un segnetto per indicare che è il secondo evento. Così. E direi che ci siamo, cosa dici? Sì. Ok, perfetto. Tra l'altro vado a segnarlo, anzi lo segno qua sopra in cambiando colore e rendendolo più scuro in modo da capire che il legame è aumentato. Bene, allora a questo punto mi devi tirare un dado da 6 e un dado da 4. Per vedere quale evento sarà il prossimo. Abbastanza simpatico. Sì, questa cosa tra l'altro interagisce profondamente. Ah, cosa è successo? Aspetta che ti pulisco. Sì, no. No, c'è Clea, pulisco io tranquillo. E interagisce in maniera profonda col manuale. Cioè non è una semplice lista di eventi, ma c'è un vero e proprio percorso più vario che attraverso i tiri di dado ti compone la tua storia. Allora abbiamo fatto 4 e 2, quindi vado avanti di 2 pagine. Dall'evento numero 4 vado all'evento numero 6. L'evento numero 6 è una cosa particolare, e cioè dice che dopo il secondo, dopo il quarto e dopo il sesto evento può capitarti di dover riflettere, ti capiterà di dover riflettere sul tuo percorso fin dove sei arrivato. Ti è capitato appunto questa cosa. Se hai affrontato 2 eventi, è il momento di prendere un respiro profondo e di dare una risposta a te stesso. Se non è questo il caso, torna dopo averli affrontati. Noi li abbiamo affrontati. Chiedi a te stesso: se hai legami, in che modo i tuoi legami entrano in sintonia con te, facendo risuonare la tua umanità? Che cosa li rende indispensabili, anche quando non riesci a capirli fino in fondo? Sarai mai in grado di farlo? Rispondiamo a queste domande. Ra, rispondi a queste domande. La prima: in che modo i tuoi legami entrano in sintonia con te? Fanno risuonare la tua umanità oppure no? E il bibliotecario, quando è con me, mi fa sentire come completa da un certo punto di vista. Basta poco, basta solo la sua presenza e mi sento più io. Questo lo rende indispensabile. Dimmi. Sì, no, dimmi. Dicevo, questo lo rende indispensabile per te? Da un certo punto di vista sì. Da un certo punto di vista sì. Anche se tante volte non lo capisco, soprattutto quando mi loda e mi spiega cose che ha letto nei libri che io non capisco, non vedo che attinenza hanno con me. Pensi di essere, che sarai mai in grado di capirlo fino in fondo? Spero di riuscire a capirlo fino in fondo, perché dice cose molto molto interessanti. Bello, mi piace. Vuoi aggiungere un paragrafetto di riflessione? Sì. Qua, bastano, no? Poche cose, basta solo lui mi completa e per questo è indispensabile, ma non riesco a capirlo fino in fondo, anche se lo spero di farlo un giorno.
È arrivato anche Fede nel frattempo, il nostro hacker tecnico moderatore. A proposito, aspetta che dovevo farti moderatore, vediamo se ci riesco. No. Blocca. Ti blocco. Scherzo. Perché non riesco a farti moderatore? Questa cosa mi perplime. E mi inquieta allo stesso tempo. Vabbè, un giorno ci riuscirò. Tanto dobbiamo ringraziarlo per i bot che ci ricordano come sostenerci e come trovare il resto dei nostri contenuti. MGZ dice: tra l'altro, leggo proprio adesso che domani ai giochi di ruolo giocherò proprio con Roberto. Che gioco giocate? Nuorlandia? Dicevi oggi Nuorlandia? Eri tu che dicevi Nuorlandia? Perché mi sembra che sia uno dei canali proposti. Tra l'altro, bel gioco, anche se devo capirlo fino in fondo. Ha una costruzione della storia diversa da quella a cui sono abituato, molto frammentata, in cui devi un po' intuire tutta la storia nel suo complesso, un po' come capita nei Dark Souls, con questa lore molto frammentata e molto accennata che i giocatori ricostruiscono. Allora, Fede dice: ho sistemato il messaggio automatico e ne ho fatto un altro sul follow us. Ma grazie, ma sei meglio di Babbo Natale? Fede dice: bel tavolo quello di domani, sei con Lorenzo e Thomas anche, uno dei giochi che volevo provare anch'io. Ma tu, Fede, sarai con me? Ah, ma tu domani, Lorenzo, sei su Norlandia anche tu? Ah, non ho visto, stavo aspettando che li mettessero fuori, non li ho visti. Allora, perché dicono che il tavolo di Norlandia c'è MGZ, Thomas, un Ah. certo Lorenzo e chiede se sei tu. Non ho controllato, se c'è scritto Lorenzo Moss, sono io. Allora, prova a guardare se corrisponde il nominativo e vedi se è lui. E se no, se c'è un altro Lorenzo. Allora. Aspetta che devo aggiornare, che questa cosa che non aggiorna mi lascia, vabbè. Perfetto, andiamo avanti con gli eventi. Per cui a questo punto andiamo No, io avanti. ho piccole cose obbliate. Ah, e piccole cose obbliate. Bello, piccole cose Bello, obbliate. L'ho bello, giocato qualche tempo fa, molto molto bello. bello. Sì, infatti ti ho visto giocarlo in bello. Sono Allora. contento. Ah, mi saprai dire anche dopo la tua esperienza che mi interessa molto. Direi che a questo punto andiamo sull'evento 6, che era quello che ti sarebbe toccato tirando i dadi. È un evento incantesimo, quindi ho ricordo di come hai imparato un incantesimo e naturalmente una complicazione durante il tuo tragitto. Vuoi farla o vuoi andare al prossimo? No, no, lo facciamo. Ok, allora, intanto vediamo come si stabiliscono gli incantesimi che hai imparato. Si tirano due dadi da 6 per stabilire il nome dell'incantesimo. Aspetta che ho Vai. da 6, 2 e 4. Ok, allora 2 è vuoto, 4 è razionale, per cui l'incantesimo si chiama vuoto razionale. Vuoto razionale. Vuoto razionale e tu mi devi dire cosa fa? Vuoto razionale. Mi fa entrare nel vuoto. Mi fa entrare nel. Bello, mi piace molto, anche perché la complicazione dice: tira i dadi potere più l'eventuale dado rischio. Tu in questo caso non hai il dado rischio, perché mentre cerchi di dominare l'incantesimo, evochi per errore una miserabile creatura d'ombra che direi che esce da dove tu vorresti Da entrare nel dove? vuoto. Non ha Sì. nome né paura e vuole prendere possesso del tuo corpo. Allora, l'evento ti dice che cosa fai. La difficoltà è 7. A questo punto tu mi devi tirare, visto che sei a potere 1,
un dado da 8, un dado da 10 e un dado da 12. Io ti pulisco intanto. E un devi superarmi, devi eguagliare o superare 7. 1 da 10, 1 da 8 e 1 da 12. Sì. Perfetto. E devo eguagliare 7, speriamo, per fatto che... Ogni ostacolo, ogni complicazione ha un livello di difficoltà che stabilisce quanto devi fare per superarlo. Allora, in questo caso hai fatto un successo perché hai fatto 8-4-1. L'1 e il 4 non valgono come successi, però ne hai fatto un successo. Tieni presente che tu, spendendo una volontà, che ne hai una, puoi ritirare un dado. Io, consiglio mio, però è scelta personale, non lo farei, perché, non lo faresti, no, perché può essere che dopo ti serva quella volontà. Sì, sì. Sì, sì. Teniamo quella sfiga che ho avuto nei dadi. Ok. Allora, okay. Un successo. Il manuale dice, invocando l'incantesimo, riesci a tenere a bada la creatura, per ora. Ottieni la cicatrice perseguitato da un'ombra. Seguitato una ombra, bellissima. Sì, piace molto anche a me. Ha molti spunti evocativi questo gioco. Per cui nelle cicatrici andiamo a segnare perseguitato da un'ombra, che sarà uno spunto da reincorporare successivamente nel gioco e ci aiuterà a stabilire la fine del tuo personaggio. Da un'ombra. Ok, grassetto. Aspetta. No, no, è perché volevo mettere l'apostrofo. Ah, l'apostrofo, sì. Ok, perfetto. E quindi abbiamo superato anche il terzo evento. Andiamo avanti. Tira un dado da 4 e un dado da 6. Vediamo. Uno è la, è la differenza. Sì, la differenza. Ah, ok, sì. grazie. Allora, hai fatto 2 e 1, quindi 1 è differenza. Evento 7. È un legame. Cosa quindi posso rinforzare ancora di più il legame che avevo prima, o crearne uno nuovo. Esatto. Perché... Oppure puoi scartare l'evento e fare il successivo. No, dai, facciamo questo legame, dai. Ok. Vuoi fare un nuovo legame o coltivare... Un nuovo legame. Ok, allora, hai incontrato qualcuno che ti ha colpito profondamente. Si tratta di... E devi tirarmi, se vuoi tirare un dado, oppure me lo narri tu, un dado da 4, due dadi da 6 e un altro dado da 4. Quindi 2 da 4 e 1 da 6. 2 da 4 e 2 da 6. 1 da 4, 2 da 6 e poi un altro da 4. Fatto 1, 4, 4. Ok. E perché mi ha tirato il 6? No, ma va bene così. No, va giusto, bene giusto, così. Sì. Va bene così. 2 da 4 e 2 da 6. Allora, è un giovane innocente e ingenuo attratto dalla tua aura. Segui i presagi ed è superstizioso. Ma... non può farci niente, ok? Il come vi siete conosciuti, invece, è... attimo che te lo dico... ti sentivi sola ed era proprio lì. Quindi è un giovane innocente ingenuo che segue i presagi per superstizione e non può fare a meno di farlo. Il come vi siete incontrati è stata un'occasione in cui tu avevi bisogno di qualcuno e lui era proprio lì. Allora, ci eravamo lasciati col bibliotecario. E io invece ho proseguito il mio viaggio nel tentativo di conoscere posti nuovi e persone nuove. Era da tempo che non mangiavo,
E da tempo che non ma sì, era tempo che non mangiavo e non riuscivo neanche a dormire. E in una notte buia e tempestosa, stava piovendo, grandinava addirittura, ed ero in una grotta e avevo freddo e fame. E all'improvviso nella grotta entrò questo giovane. Sembrava più, mi sembrava più atterrito di me, così dal brutto tempo che infuriava. E mi vide e disse: "Questo è proprio come la profezia. È proprio come la profezia." E anche lui si inchinò davanti a me. Potentissima. Domanda: che cosa lo rende interessante e cosa provi nei suoi confronti? Che cosa lo rende interessante? Cosa provo nei suoi confronti? Che cosa Mentre provo nei ci suoi confronti? pensi, io vado a recuperare la chat ed è stato stabilito che infatti Lorenzo era Lorenzo Trentilollo, quello che giocava a Noarlandia. MGZ invece è invidioso perché ho giocato a Piccole Cose Obbligate con la bellissima Chiara e mi reputa fortunato. È perché tu non conosci Chiara nel privato, perché Chiara va a picchiare la gente nei boff, l'art boffer. Tra l'altro domani sera in Demoni Familiari, che è il gioco che porto io, che è un po' il seguito non ufficiale di Witch, siamo in tantissimi, siamo in 7, ma Mattia, il nostro MWOLIO86, viene a rassicurarci che fino a 7 si va tranquilli. E allora Fede, rincuorato, dice: "No problema, più gente entra, più drammi si creano." Ed effettivamente sarà così. Spero di essere tuo padre e picchiarti con legno, Fede, giusto per mettere a posto le cose. Dicevamo. Faccio riassunto un attimo. Vai, tranquillo. Io intanto chiacchiero con la chat e faccio suoni strani con i miei bottoncini. Sono bellissimi. Allora, finora questo gioco lo trovo molto carino. All'inizio avevo dei dubbi perché pensavo che la tematica delle scelte che propone il gioco non fosse così sviluppata. E invece ti fa costruire dei legami e tu hai sempre la possibilità di sacrificare i legami per avere dei dadi migliori da tirare a superare le prove. Ora mi resta un solo dubbio. Perché noi siamo al 1, 2, 3, quarto evento, ne mancano 3. E voglio vedere se prima della fine si farà sentire questo bisogno di potere. È anche vero che finora il personaggio che hai caratterizzato ha dimostrato una certa profondità. Come mago assetato di potere, già prima che sia intravisto l'incantesimo e l'ombra, ho sbirciato in questa storia che mi affascina così tanto. Ora sono curioso di vedere come prosegue. Io devo dire perché mi piace, mi attrae il ragazzo. Allora, perché lo trovi interessante e cosa provi Sì. per lui? Classico, classico. Era un bel ragazzo e mi sono innamorata. Beh, ci sta, ci sta. Però mettiamo, aveva un bel sorriso, perché un bel ragazzo non vuol dire niente. Mettiamo. Non riesco a Effettivamente. trovarlo. Eccolo qua. Aspetta. No, c'era prima. Eccolo qua. Vai. Perfetto. A questo Classico. punto
ti chiedo di tirare di nuovo un dado. Andiamo a segnare che è un tuo legame e quindi col verdino. Tra l'altro non stai dando nomi, è interessante questa Ah. cosa. No, non c'è bisogno, anzi mi piace che questi PNG, questi legami, siano rappresentati dal ruolo, da chi sono, più che da un nome. Ci sta, è una scelta autoriale. Vado a evidenziarti, bel ragazzo, con un grande sorriso. E lo coloriamo di verde come abbiamo fatto prima. Così sappiamo che abbiamo un legame coltivato e un legame a livello base. Ti ricordo sempre che in qualsiasi momento, non importa quale, tu puoi sacrificarlo per aumentare il tuo potere. No, o basta, perché la cicatrice si elimina con un successo, con grazia. Sì, Allora, ho due successi, quindi volevo ti chiedo di tirare due dadi, un dado da 6 e un dado da 4, andare quattro. per il quinto evento. No, ma perché? Guarda, anche Joseph ha un sacco di problemi con quei dadi, bisogna prenderci un po' l'abitudine. 1 e 3, quindi due. Ok, 2. Allora, 8, O 9. è meno Allora, due, scusa che ti faccio la domanda. No, dimmi. va Sempre sempre in avanti. in Qualsiasi avanti. sia l'ordine dei dadi, si prende sempre il maggiore e si sottrae il minore. Sempre. Ok. Non si torna mai indietro in questo Mai indietro. percorso. Allora, l'evento 9 è un incantesimo. Vuoi farlo o vuoi fare quello successivo? Facciamo quello successivo, dai, un incantesimo ce l'ho già, andiamo, facciamo quello Quello dopo è un legame. Ti ricordo che i tipi di eventi sono due, e cioè legame o incantesimo. dopo. Ah sì, hai ragione. Ci hai ripensato? Vuoi fare l'incantesimo? Sai che io ho quasi intenzione di farmi una schiera di Di seguaci, legami? di Beh, legami. è indicativo per la storia del tuo personaggio che cerca. Sai che all'inizio chiedeva: è per sete di potere o per bisogno di essere accettata? Sì. Allora, Io faremo faremo legami, sì. vuoi coltivarlo o vuoi stringere un nuovo legame? Ah. No, si merita di essere coltivato. Allora coltivo ragazzino. Ok, tirami un dado da 4 o descrivimi tu come la relazione diventa più intensa. Sì, i bambini a casa sono andati a dormire, immagino. Sì, sono le 22:58. Sì. E allora quindi. Quindi in un soleggiato mattino ci eravamo appena svegliati ai bordi di un lago e faceva caldo e decidemmo di farci un bagno. Lui, senza pensarci un attimo, si spogliò e si tuffò. E io, con un po' di titubanza, mi tolsi anch'io le mie vesti e mi tuffai. Ci divertimmo molto a sguazzare nell'acqua e a giocare. Poi lui mi accarezzò i capelli e mi baciò. Fine. È molto carino. Segna l'evento. Evento. Aggiungi l'evento al tuo diario. Mentre io faccio un recap, sei ancora a livello di potere 1, quindi hai una scintilla, ma non sei diventata un'arcimaga. E la tua volontà è ferma 1. Le cicatrici sono perseguitate da un'ombra.
mentre il tuo controllo sarà dovuto ancora al potere che è ancora a livello basso, è perfetto. Un'altra cosa interessante di questo gioco è quest'anima da board game che ha, perché hai questa gestione di risorse che si lega agli spunti e alla fiction che vai a costruire. E io, se non ti spiace, mangio una caramella. Arrivate Grazie. anche voi a casa. Sono un divoratore di caramelle. Prendo queste caramelle senza zucchero, che purtroppo non sono salutari anche, però almeno sono senza zucchero, e ne mangio veramente tante. Io intanto vado a sbirciare. Ah, beh, sì, andiamo alla grande qua. Facendo le scene troppo corte? No, 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 secondo me vanno benissimo. Ok. Sono molto caratterizzanti, dicono quello che devono dire. E poi, come dice il manuale, sono lunghe, giuste, perfette, quanto vuoi tu. Trasformiamo in verde scuro Verde scuro. il legame, vado io. Fatto. E il prossimo passo è la riflessione, perché c'è scritto se hai affrontato almeno 4 eventi è il momento di prendere un respiro profondo e di dare una risposta a te stessa. Se non è questo il caso, torna dopo averli affrontati. Allora, chiedi a te stessa: in che modo i tuoi legami entrano in sintonia con te, facendo risuonare la tua umanità? Che parole inaspettate ti rivolgono per dimostrarti la profondità della loro fiducia in te? E tu riesci a crederci? Che cosa ti dice questo ragazzo innamorato? Mi dice che mi Crede in... ama. Ma Mi ama dice che mi ama. te o ama la profezia che risiede in te? No, no, lui dice di amare me. Io questo non lo capisco. Non riesco a capire perché mi dice di amarmi. Pensi di non meritarlo? Penso di non meritarlo, sì, penso di non meritarlo. Lui mi dice di amarmi, mi chiama principessa e io non riesco a capire tutto l'amore che prova per me. Eppure lo contraccambio. Ok, scrivilo. Ok, Sì. Ok, se è strana, io la capisco, se è strana, la cambio. no, no, mi piace molto. Tra l'altro, in questa riflessione il manuale fa un'altra domanda e questa volta nel tuo, siccome ogni protagonista di Magus è bivalente, l'altra domanda è sul lato mago. E dice: come ha fatto il mondo ad accorgersi di te? Per cui, dopo aver scritto della tua vita personale, vorrei che tu mi rispondessi a questa domanda. Come si è accorto il mondo di te? Ok. Mi è venuto in mente che lascio dietro di me una scia di morte e distruzione, ma non c'entra niente. Guarda, potresti dirmi che l'ombra che ti segue effettivamente sta compiendo delitti efferati o Sì, dai, distruzione? è simpatico, va tutto in contrasto a quello che sto costruendo. A Però me aspetta, piace prima scrivo questo. tantissimo la storia che stai costruendo. Lui dice di amarmi, ma non capisco perché. Mi dica cosa pure. Ok,
MGZ dice che alla fine la scena che hai costruito non era neanche così porno, era molto casta. Io l'ho trovata molto carina, delicata, ma anche bella. Così, non in quel modo. Aspetta, mi dimentico qualcosa. Sì, Vediamo. siccome mi chiami, sì, no. Intanto, mentre tu scrivi, io faccio duplica diapositiva. Preparo la. Vedo che ci sarà bisogno di scrivere ancora. Sai che a me piace il fatto che lasci dietro di sé una scia di morte e distruzione? Bene, e allora? Così sia. Anche a me piace molto. Sì, mi piace. Perché fa da contrasto. Sì, e a me piacciono le storie con i contrasti forti. Sì, un animo nobile che lascia distruzione e morte. Lo devo scrivere? Sì. Sì. Quindi come il mondo si è accorto di me? Sì. Lo scrivo bene, diciamo, non è un libro, quello scrivo e basta. Tra l'altro ti fa i complimenti, dice il buon Lorenzo è un signore. Sono d'accordo, hai un animo gentile e romantico. Romantico. Grazie. In realtà sono un burbero, ma vabbè. Ok. Lascio, è scritto giusto, lascio. Ok, lancio due dadi, immagino. Allora, una volta che hai finito, lanci due dadi per vedere il prossimo evento, un dado da 6 e un dado da 4. Pulisco, pulisco. Vai. No, ecco, adesso ho capito perché scrivo. Ecco. Sono comparsi 1.000 dadi. Oh, zero. Oh, allora devi ritirarmeli perché devi andare avanti almeno di un evento. Ah, non hanno stabilito nulla? No, Che in strano. caso di dadi parità non è proprio contemplato. Ah, potevano studiarsi qualcosa. Un caso speciale, vero? No, aspetta. Effettivamente ci ho pensato adesso, però non c'è, cioè non che io ricordi. Anzi, chiedo se c'è qualcuno di Nessun Dove Dreamlord in chat, se per caso sto sbagliando, naturalmente di correggermi. È la prima volta che lo provo anch'io e quindi potrei fare qualche errore. Quindi due. 2, eravamo al 10, andiamo al 12. Incantesimo. Tirami, se accetti di fare questo Sì, evento, 3 dadi da 6. 3 da 10 a 6. Quindi puliamo. Mi sembra che l'incantesimo a questo punto sia doveroso. 3 da 6. Direi di sì. O 2, 3, 4. 2, 3, 4 è la resurrezione sotterranea della follia. Che bella sta roba. E mi devi dire cosa fa. Tra l'altro, segniamoli anche da qualche parte. Sì. Era il vuoto razionale e Sì. questa è la resurrezione. Sotterranea della follia.
Sai cosa? Vado a segnarle nella cosa. Sposto questo. Sto segnando nella prima pagina, sto facendo uno spazio per gli incantesimi. Ctrl C, Ctrl V. Tu mi devi dire però cosa fa. Sì, cosa fa? Potrebbe essere legata al fatto che c'è questa ombra che ti perseguita. Sì. Sì. Tu hai qualche idea? Allora, potrebbe essere che chiedendo aiuto alla Madre Terra e facendo risorgere il suo potere, vuoi che questa vada a catturare, imprigionare l'ombra in modo che questa non faccia più danni. Ha quindi un incantesimo fatto per rimediare al primo incantesimo. Esatto, per porre rimedio a ciò che hai fatto prima. Sì, va bene, sì, ottimo. Non l'avrei mai pensato. Ah, mi piaceva, visto che la storia ci sta guidando in questa direzione, perché non cavalcarla? Sì, non ci avrei pensato, però è giusto. Azionale. Allora, aspetta che sto segnando gli incantesimi, però andiamo avanti nella nostra storia, perché oltre all'incantesimo hai anche una complicazione. Allora, i tuoi dadi di potere sono un D8, un D10 e un D12. Ora ti dico qual è la complicazione. Un orfano fuggito da un villaggio in rovina trova la strada per il tuo rifugio e gli permette di restare. In qualche modo viene a sapere dell'incantesimo e ti supplica subito di dimenticarlo. È certo che non porterà altro che disperazione. C'è del vero in quello che dice? Che cosa fai per ignorarlo o metterlo a tacere? Allora, la prima domanda è: tu sai che questo incantesimo potrebbe portare rovine invece di salvezza? No, non lo so. No, io l'ho fatto per rimediare al danno che avevo fatto prima, quindi spero che proprio funzioni questo incantesimo. Ok. Che cosa fai per ignorarlo o metterlo a tacere, questo ragazzo? Immagino sia scappato da un villaggio che è stato messo a ferro e fuoco da quest'ombra che semina panico e distruzione. Lo seduco. Ok. Lo seduco. Lo inganni con la seduzione. Con la seduzione. Bene. Ora tirami un dado da 8, un dado da 10, un dado da 12. A meno che tu non voglia sacrificare una tua relazione per aumentare il tuo potere, che puoi farlo in qualsiasi istante. E vedi, la difficoltà è 9. Urca, quindi un dado già non mi serve a niente, il dado a 8. E il dado da 8 già non ti serve a niente. Bravo, hai fatto bene a farlo notare. Ecco come il gioco ti spinge a crescere il tuo potere. E quindi sì, e quindi userò la monetina, immagino, no? No, aspetta. Ah, allora, no, devo sacrificare un... Esatto, sacrificando un tuo legame... Tu acquisisci il secondo livello di potere e sono 2 dadi da 10 e 1 da 12. Se invece vai al terzo livello di potere, vuol dire sacrificare 2 legami, hai un dado da 10, un dado da 12 e un dado da 20. Allora sacrifichiamo il ragazzo del quale sono innamorata, che è il più difficile da sacrificare, quindi sacrifichiamo lui. Oh, ok. Ogni legame esistente può essere rinnegato e perso per sempre.
Ah, ci sarebbe un altro modo di acquisire potere ed è quello di spendere tre volontà, ma tu non le hai, per cui ti Non resta ne ho. solo questo. Allora, Quindi puoi inventarlo tu oppure tirare un dado da 4. no, beh, è semplice. È stato preso dal vuoto. Il vuoto l'ha preso. È per questo che io ho fatto l'incantesimo per riuscire a chiedere alla Madre Terra di restituirmelo, insomma. Perché Ok, però io. tieni presente che sacrificare qualcuno vuol dire che tu volontariamente lo Ah, io sacrifichi voluto. per avere più potere. Ah. Può essere che tu l'hai mandato contro l'ombra, può essere che tu hai evitato di aiutarlo, ma è comunque una tua scelta e un tuo sacrificio. Sì, ho dubitato del suo amore. Ho dubitato del suo amore e quindi niente, l'ombra l'ha mangiato. Ok, bello, mi Bene. piace. E per quello si chiama follia, perché sì, follia. Allora, quindi tiro 2 di 10 e 1 di 12. 2 di 10, 1 di 2 di 12. 10 e 1 di 12. Io vado a segnare sulla tua scheda il tuo peccato nel frattempo. Non va. No! Cos'è successo? Una merda totale. Così, mamma mia, adesso arrivo. L'ombra l'ha preso. Ok. Vado Tutta merda. anche a togliere il colore perché non abbiamo più Povera questo mestra. legame. Eccolo qua. Allora, quanto hai fatto? E ho fatto un bellissimo 1, 2 e 7. Quindi nessun successo. Allora Nessun successo. sappi che usando una volontà tu puoi ritirare un dado se vuoi. Io ti dico che col fallimento adesso apprendi comunque l'incantesimo ma a caro prezzo. Sacrifichi un altro legame o perdi un livello di controllo. Dimmi tu cosa vuoi fare, se vuoi sacrificare una volontà e provare a ritirare un dado, con un successo non puoi disfare l'incantesimo né cambiarlo, il risultato è proprio quello in cui l'orfano ti aveva messo in guardia, ma non è così grave, il dolore passa sempre, tuttavia vedi ogni traccia di speranza e fiducia sparire dal suo volto, ottieni la cicatrice. Comunque perdo anche l'altro legame, dicevi? Allora, se fai un fallimento, perdi un altro legame in aggiunta a quello che hai già Ah, quello. sacrificato. No, lasciamo così. Se fai un successo, invece non perdi un altro legame. No, lasciamo così. Ciao. Oh, ok, allora dimmi se sacrifichi un legame o perdi un livello di controllo. E perdo un livello di controllo. Ok, descrivi cosa succede. Mentre io segno che il tuo livello di controllo passa da perfetto a incrinato. Beh, andiamo sul classico. Io entro nel regno dei morti, vedo il mio amato, mi pento e piango per aver capito troppo tardi il suo amore. Chiedo l'incantesimo di poterlo portare con me, però prima di uscire. Lui mi insegue e mi dice: perché non mi guardi? Perché non mi guardi? E io so che non posso girarmi e guardarlo perché così spezzerei l'incantesimo, però giunta quasi all'uscita, sentendo lui che mi supplica: perché non mi guardi? Perché non mi guardi? Ma non mi ami più? Non è vero il tuo amore? Mi giro, l'incantesimo si spezza, lui viene risucchiato dal buio e io mi ritrovo sola. Così abbiamo tirato dentro anche i classici greci, proprio greci.
Benissimo, riassumilo sul diario. Allora. Allora. Tragedia proprio. Sì. Adesso sta diventando drammatico. Tra l'altro siamo alle 11:20, 2 ore di gioco. Vabbè che stiamo andando con calma. Mi aspettavo durasse molto meno. Addirittura? Sì, mi aspettavo di cavare. Forse per... se tu sai giocare e sei in solitario, forse va via ancora più sciolto. Qui dobbiamo anche compilare coso. Sicuramente. Nel frattempo vado a vedere la chat. Il signor Mr. Mac è sempre una risorsa. Grazie. Come Orfeo. Era Orfeo? DMGZ chiede se era Orfeo la citazione. Sì, penso Orfeo e Euridice, no? Esatto. Penso. Sì, anch'io ho quel riferimento lì. Sì, Orfeo che va nell'Ade per salvare Euridice... Abbiamo invertito le parti. Ok, e... Okay. Ci dice, ne sapete a pacchi voi due? In realtà no, dai, ci sa qualcosa. È che... di solito si cita quello che si sa e quindi sembra che se ne sappia. In realtà, cioè, potrei parlarti della Juventus e tu mi diresti ne sei pacchi di calcio. No, in realtà so solo della Juventus. E bene, andiamo avanti. Come siamo messi? Siamo al sesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sembra che siamo al sesto. Allora, d'ora in avanti tirerai anche un D8 insieme ai tuoi dadi, però adesso non questi, quelli del coso, tirami un dado da 6 e un dado da 4 per il settimo e ultimo evento. Pulisco. Uno e uno. Fatto uno. Uno oh, più due, uno. Uno avanti. Allora, siamo al 13 e il 13 è un evento legame. Stringi un nuovo legame o coltiva un legame già esistente? Coltiveremo il legame già esistente. Se okay. È possibile coltivarlo, sì. Certo. Tra l'altro, forse mi sono dimenticato... Ah, sì, cavolo, perché tu hai... No. No, 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 sono sposto. Hai coltivato... due volte, dovresti avere due gettoni, ah sì che mi sono dimenticato, ogni volta che coltivi un legame tu hai un gettone volontà in più, per cui dovresti essere a due, dovresti essere, eccolo qua, perché avevi coltivato due legami, poi l'hai perso uno dei due, però va bene, tanto comunque non eri a tre, non avresti potuto spendere. Non ero tre. Però sei arrivato a due livelli di potere, vado ad aggiungerlo, aspetta. E quale vuoi tirarmi i dadi o mi dici tu come coltivi il legame? Immagino che il legame che vuoi coltivare sia quello con l'orfano che è venuto al tuo rifugio. Anche quello è un legame. Sì, tra l'altro ho... Ah no, aspetta, non è un legame quello, scusami, colpa mia. Non è un legame, era un evento incantesimo. Sì.
Sì, un drawback. Io ho solo un legame, per quello che devo se posso coltivarlo ancora, perché è già stato coltivato una volta. Allora, non mi pare che ponga limiti. Allora, la tua relazione con qualcuno diventa più intensa. Non c'è un limite massimo di quanto. L'unica cosa è che deve diventare più intensa. Io vado a controllare. Nel frattempo, vuoi tirare un dado o hai già in mente come aumentare il legame? Ho già in mente come Vai, aumentare il legame. descrivi pure. Vago nella mia disperazione, ormai non guardo più nemmeno dove sto andando, cammino per quello che mi sembrano lande desolate e sola. Non ho più bisogno di mangiare, non ho più bisogno di dormire, non mi preoccupo del tempo se piove o se fa caldo. All'improvviso un uomo mi si para avanti. All'inizio nemmeno lo riconosco. Poi lui mi guarda intensamente, io lo guardo intensamente e mi ricordo di lui. È il bibliotecario. Ci abbracciamo, io mi inchino davanti a lui e lui mi appoggia la mano sulla testa. E io gli dico papà. Domanda, ma è una relazione che è nata ora, cioè il ruolo di padre è una cosa che si assume in questo mondo, oppure è sempre stato tuo padre? È sempre stato un padre. Era per quello che non capivo quello che lui mi diceva. Lui cercava di spiegarmi delle cose, io non capivo. È sempre stato mio padre. Oh, mi piace questa cosa. Allora, mi sono accorto che avrei dovuto creare una lista anche per i legami. Lo sto facendo adesso, anche se probabilmente è troppo tardi. Anzi, non lo farò perché tanto siamo alla fine, però sappiate che crearvi una lista di legami potrebbe essere interessante. Perché ogni volta che poi incrementate il legame incrementate la relazione con qualcuno, dovete scrivere una righetta che aggiunge, tipo per esempio adesso che abbiamo incrementato di nuovo un uomo vestito con una tunica nera, possiamo, oltre ad andare a coso, possiamo aggiungere che era mio padre. Andrebbe segnato a parte, però va bene così. Ok, quindi aumenta di 1 anche la tua volontà. Ah, e ogni legame ho controllato, ogni legame si può aumentare fino a, si può coltivare fino a 2 volte. Quindi questo non puoi aumentarlo più di così. E Un po' supplementare. io nel frattempo sto cercando di portarlo in primo piano. Eccolo qua. E volontà attiva a 3. Ok. A questo punto, però, tu hai fatto 7 e 20. Il 720. esatto, il manuale dice che dopo 7 e 20, questa è la fine, Ah, 720. si fa partire la fine, l'orologio rintocca, è tempo, nelle tue mani sono ferme adesso, forse hai passato la notte insonne cercando di calmarti mentre prendevi questa decisione, forse è stato tutto molto semplice. Nonostante o forse proprio a causa della tua brama devi andartene. Ok. Sto guardando. Sto guardando se c'è. Ok, scegli. Nonostante o fosse proprio a causa della tua brama, devi andartene. Scegli perché i tuoi peccati sono troppo gravi, perché la solitudine è insopportabile, perché speri ancora in un futuro migliore, perché non ti resta più niente.
per i miei peccati, me ne vado per i miei peccati. Devo abbandonare il... Sì. Tieni presente che il manuale dice: se ti resta almeno un legame che hai coltivato, te ne vai con il cuore in pace. L'altra persona come prende il tuo addio e che significato ha per te il vostro ultimo abbraccio? Scrivi un finale, le cicatrici restanti tormenteranno ancora il Magus, ma in qualche modo ce la farà. Scrivi un finale per suggerire il futuro incerto che lo attende. Quindi. Ok, quindi. All'improvviso capisco quello che capisco. La donna che avevo visto da bambina era mia madre. E che mi aveva abbandonata, consigliata dall'uomo che tanto mi aveva spaventato. Mi aveva abbandonato perché sapeva che il mio potere era grande e sperava che così facendo non si svegliasse in me tutto quel potere che avevo. Anche il ragazzo, anche il mio amato mi aveva riconosciuta, perché le profezie che io non conoscevo parlavano di me parlavano del mio potere. E quindi hai deciso di andartene? Sì, ho deciso di andarmene. Come ti saluta tuo padre? Mio padre mi abbraccia e piange. E io gli sorrido e me ne vado, dandogli un bacio. Che ne sarà dell'ombra? Ti continuerà ad inseguire? L'ombra, sì, continuerà a seguirmi e a portare istruzione. Posso darti un suggerimento? Sì. Ti va bene se invece di andartene in giro per questo mondo te ne vai nel vuoto dove l'ombra ti inseguirà, sì, ma però così salverai questo mondo? Sì, sì, scusa, sì, sì. Secondo me sì. È bello, se ti piace. Sì, sì, giusto, sì. Sì, sì, me l'ho dimenticato il vuoto, sì, sì. Sì, sì. Perfetto. Quindi mi abbandono e entro nel vuoto, sì. Aggiungi qualche riga che descriva questo finale e poi direi che andiamo a fare qualche conclusione finale. Sì, bellissimo questo gioco. Sì. Mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto. Complimenti a te che hai ricamato una storia molto bella. Il finale sì, vabbè, l'abbiamo detto. Era quello sono che... Sono emozionato, scusa. Non ti preoccupare. Allora, dicevamo che scrivo. Siccome sentivi il peso dei tuoi peccati, sì, salutavi tuo padre con un abbraccio e un bacio e poi entravi nel vuoto per portare con te l'ombra e salvare questo mondo. Sì. Mondo. Okay.
Nel frattempo MGZ ti manda un cuoricione, il nostro nuovo emoticon emote che ha fatto Anna nelle live del pomeriggio, che invito tutti a seguire per chiacchiere e disegno. E direi che a questo punto noi stacco per un attimo per mettere la sigla e facciamo un po' di parliamo di, in cui facciamo qualche considerazione sulla giocata. Chi ci segue live chiedo di aspettare, pazientare un attimo. Chi ci segue, grazie dei complimenti anche da Burn84. Chi ci segue su YouTube sappia che c'è un altro contenuto in cui analizziamo il gioco, lo simile recensiamo e quindi seguiteci anche dall'altra parte. Ci vediamo tra un attimo. Ricordatevi di sostenerci per altri contenuti come questo. Salutiamo, ciao! Ciao, ciao, sì, scusate, ciao, ciao a tutti quanti e grazie di averci seguito. Esatto, ci vediamo tra un attimo e parliamo di.